un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento, della chiesa, del santuario di Santa Maria delle Grazie. Proprio qui Padre Pio si metteva a pregare per circa un'ora prima della recita dell'Angelus in questa chiesa, e poi lo faceva anche nel pomeriggio. Da questo luogo, per raccontarvi la grande paura che avevano i figli spirituali di Padre Pio di essere a volte abbandonati. Questa sensazione di una certa freddezza, quasi disinteresse, che si avvertiva e si percepiva, almeno la percepiva qualche figlio spirituale nei confronti di Padre Pio, e poi subito scattava questo campanello d'allarme, no? C'è il racconto che fa, proprio a questo proposito, una figlia spirituale di Padre Pio, Maria Fusco, che gli esternò proprio questa espressione: «Padre, ma tu mi hai abbandonata». E Padre Pio rispose: «Ma tu sempre dolci vuoi? Le caramelle si danno ai bambini». E poi ancora Maria, in un altro momento, disse a Padre Pio: «Padre, lei mi ha abbandonata». E continuò Padre Pio a rispondere sempre nello stesso stile, dicendo: «Cara Maria, può una mamma abbandonare i suoi figli? E se c'è qualcuna che lo fa, questa è un'eccezione. E io di certo non sono l'eccezione». Quindi Padre Pio era sempre presente nella vita dei suoi figli spirituali. Fra Marcellino Iasenzaniro, nelle sue memorie, racconta che un giorno incontrò, proprio dinanzi al sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie, un signore che giungeva da San Marino. Rivolgendosi a Padre Marcellino, che proprio perché non aveva il tempo per poter incontrare Padre Pio, perché Padre Pio incontrava tanta gente, quindi non aveva il tempo materiale per poterlo incontrare, chiese a Padre Marcellino: «Può chiedere a Padre Pio se posso ancora considerarmi suo figlio spirituale?» E Padre Marcellino andò da Padre Pio e pose questa domanda. Padre Pio, rispondendo, disse: «Può una mamma prendere dei figli e poi gettarli via? Se vuole, esce lui dal mio cuore».